Uè, Flavie, com'è? Ho visto il pippone di un quarto d'ora che hai fatto a Maria. Pippone che io per dire le stesse cose ci avrei messo meno di 3 minuti. Premetto che, e tu lo sai, che di solito io mi faccio i cazzi miei e che non è Maria a spingermi a risponderti, ma la mia etica che può essere discutibile o meno, ma alcune cose del tuo pippone non mi sono piaciute ed ero indeciso se scriverti una mail o meno, dato che non si capisce quante mail uno ti dovrebbe scrivere per entrare in quell'ottica che hai menzionato tanto come rottura di palle. Tant'è che hai nominato solo lei e noi altri che pare ti abbiano scritto solo un'email. Quindi opto per un video che, come vedi, non è pubblicato su un canale a te nemico. Credo che tu ti sia comportato un tantino scorrettamente con Maria. E specifico che non avevo idea ti avesse mandato delle mail. Lei ti ha scritto in privato, tu potevi risponderle o quantomeno bloccare la mail mittente, così lei non ti avrebbe più scritto e non ti avrebbe rotto le palle come vuoi che non ti vengano rotte. Non solo non l'hai bloccata, o quantomeno risposto da gentiluomo quale vuoi far sembrare essere. L'hai umiliata su un canale a lei nemico, canale di un utente che ancora a oggi io personalmente non so che problemi abbia con Maria. Le palle di risponderle sul tuo di canale, dove le hai lasciate? Hai detto che hai perso tempo per risponderle con un video che pare non avevi voglia di fare, perché dirgli in email di non romperti le palle era troppo faticoso. Te lo ha ordinato il medico o la brama di attenzione mediatica atta a umiliarla ancora? Ciao Flavia, un abbraccio.